tutti sapete che io sono un appassionato di storia e particolarmente della storia delle guerre. E oggi vi voglio parlare della mia scoperta, quella della prima vera ed unica guerra mondiale. Questa è la foto di mio nonno che ha combattuto nella seconda guerra mondiale. Invece questa è quella del mio bisnonno che ha combattuto nella prima guerra mondiale. Non sapete di quanto io sia fiero di loro che hanno combattuto per difendere la mia nazione. Ma non hanno mai combattuto in realtà in una vera e propria guerra mondiale. L'unico mio antenato, e penso anche il vostro, che ha combattuto in una vera e propria guerra mondiale, che lo potete vedere in questa foto. È l'Homo sapiens sapiens e di questa guerra vi parlerò nella mia ricerca. Qual è stata la prima vera grande guerra mondiale che gli uomini hanno combattuto sul pianeta Terra? Io penso che una guerra si può chiamare mondiale solo se il vincitore si conquista tutto il mondo e quello che perde sparisce per sempre dalla storia. Nessun trattato di pace, nessuna pietà per chi perde, chi vince prende tutto. Chi perde, perde tutto, per sempre. Qual è stata questa guerra? È stata la guerra meno conosciuta di tutta la storia, ma la più terribile di tutte. E iniziò circa 30.000 anni fa in Europa e durò ben 4.000 anni. E questa guerra decise le sorti dell'umanità per sempre. La guerra è stata combattuta fra l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens, meglio conosciuto in Europa come uomo di Cro-Magnon. Ma adesso andiamo a ripassare un po' come si è evoluto fino ad allora il genere umano. In Africa, dopo un grande periodo di siccità, gli ominidi assistono alla scomparsa dei boschi. Questi ominidi si devono adattare alla savana e sperimentano un nuovo modo di camminare, mettendosi eretti e diventando bipedi. Circa 4 milioni di anni fa nasce una nuova specie meglio adattata, gli australopitechi. Lui e il suo genere si mettono in marcia. Hanno una dieta quasi del tutto vegetariana e spesso sono vittime dei grandi predatori della savana. Dopo l'australopiteco si diffonde in Africa l'Homo habilis, veramente il primo rappresentante del genere umano. Inizia ad usare pietre taglienti e altri utensili. La sua evoluzione fu l'Homo erectus, lo scopritore del fuoco. La scoperta del fuoco lo rende molto più forte e provoca cambiamenti veloci dell'evoluzione. Homo erectus si lancia alla conquista del mondo, sale per tutta l'Africa e si diffonde in Asia e in Europa. In Europa, circa 130.000 anni fa, comparve e si diffuse l'uomo di Neanderthal. Tutto il nord Europa era ghiacciato perché dai due poli il ghiaccio si stava espandendo a causa dell'era glaciale in corso. L'uomo di Neanderthal si adattò benissimo al freddo perché aveva un corpo più tozzo e peloso e riusciva a disperdere meno calore. Neanderthal per 100.000 anni fu il padrone dell'Europa. Poi, circa 30.000 anni fa, alcuni Homo sapiens, che in Europa furono chiamati Cro-Magnon, attraversando il mare o i ghiacci, arrivarono in Europa. Attraversare i ghiacci fu un'impresa difficile, pericolosa, ma gli Cro-Magnon erano coraggiosi e decisi e niente poteva fermarli. Quando in Europa arrivò l'Homo sapiens, che aveva la nostra stessa corporatura,
Era molto in svantaggio a causa del clima freddo. A prima vista i crani delle due specie umane sono uguali. Osservandoli con più attenzione, il cranio del Cro-Magnon è arrotondato, mentre quello del Neanderthal è allungato e schiacciato come un pallone da football americano. Lo scheletro del Neanderthal era più robusto dell'Homo sapiens e la cassa toracica più ampia per sostenere una grossa massa muscolare. Le braccia e le gambe invece erano più corte e tozze. Due specie di uomini si stavano per affrontare e nessuna delle due si sarebbe mai arresa. E l'Europa stava per assistere alla prima vera ed unica guerra mondiale avvenuta sul pianeta. Europa, quasi 30.000 anni fa. Durante un periodo glaciale, due specie umane si affrontano in una battaglia di sopravvivenza. Da una parte il Neanderthal, grosso e corporatura, dotato di forza bruta, e dall'altra il Cro-Magnon, la nostra stessa specie, più delicata e debole, ma più intelligente. È una battaglia tra intelligenza contro i muscoli e può avere un solo vincitore. Chi vince conquista tutto e chi perde sparisce per sempre. Il Neanderthal aveva un fisico più forte, ma l'Homo sapiens aveva un'arma segreta. Aveva un'intelligenza superiore. L'Homo sapiens era dotato di un linguaggio superiore, quindi sapeva organizzare meglio le azioni di gruppo e sapeva fare cose bellissime, tipo le pitture rupestri. Guardate questo esempio. Cro-Magnon aveva una tecnologia superiore nel costruire le sue armi. Aveva sviluppato delle lance che poteva lanciare da lontano e colpire gli animali da preda. Cacciando in gruppo, i Cro-Magnon potevano catturare più prede contemporaneamente e potevano nutrirsi meglio. I Neanderthal non avevano le armi da lancio, ma usavano le armi come una baionetta, così. Questa differenza è come se oggi combattesse un soldato con la spada e un altro col fucile. Secondo voi, chi vincerebbe? Non sempre è stato uno scontro violento. Nella maggioranza dei casi, la guerra fu decisa dal fatto che l'Homo sapiens era più intelligente e si adattava meglio al clima e al territorio, si nutriva meglio e agiva meglio in gruppo, in maniera più coordinata. In questo modo Homo sapiens riusciva a conquistare sempre più territori e Neanderthal doveva fuggire sempre di più verso i territori lontani e aridi, dove era difficile trovare da nutrirsi. Il risultato fu la conquista dell'Europa da parte del Cro-Magnon, che spinse via nei luoghi più aridi e desolati i Neanderthal, che alla fine si estinsero per sempre. Fu così che la nostra specie, Homo sapiens, vinse la prima vera guerra mondiale, la più importante della sua storia. E se noi oggi siamo così, è perché quella guerra è stata vinta dal nostro antenato, Homo sapiens, e non dall'uomo di Neanderthal. Dopo questa guerra abbiamo potuto iniziare ad evolverci fino ai nostri giorni.